E siamo arrivati a tra la vita e la morte, raccontato da lei, il regista e l'attrice. Praticamente Midway è un film che parla Jean. di un gruppo di ragazzi che, diciamo, per staccare dalla vita quotidiana decide di fare un weekend. In questo gruppo ci sono, diciamo, i protagonisti principali che sono Sara ed Alex, Sara. che Sara, infatti, è interpretata da Hélène Buonsangue e Matteo Tosi. Il film si concentra molto sulla loro relazione perché entrambi hanno vissuto un momento molto difficile a causa di un aborto spontaneo. Quindi la particolarità di questo film è quella che comunque alterna dei momenti di suspense a momenti drammatici. E questo è diciamo, un riscontro che già dal set riuscivamo a sentire. Infatti Elaine ci ha trasmesso tantissimo già proprio sulle prime scene del film, dove lei comincia a vivere la possibilità di avere un altro figlio, quindi proprio arriva. Quindi un cinema di riflessione, si può dire questo? Ma io credo più un cinema di emozione, perché sia nel lato suspense che sia nel lato drammatico cerca di toccare quelle che forse sono le emozioni più umane dell'uomo. Professor Perissinotto, cinema cosa deve essere? Evasione, riflessione, emozione, secondo lei? Beh, la risposta che mi sento di dare, sfidando l'ovvio, è tutte e tre insieme. Ovviamente propendo per la riflessione, anche quando questa prende la forma della commedia, quando prende la forma dell'ironia sui nostri costumi. Ho apprezzato molto la scelta di Marco Ponti di mettere uno scrittore al centro di questa riflessione ironica, questo scrittore che aspetta la convocazione alla grande trasmissione che gli cambierà la vita. Qui vesto un po' i panni dello scrittore e noto tra l'altro che nei film in uscita ci sono almeno tre o quattro pellicole che hanno al centro uno scrittore, per esempio quella di Ozon, oltre a quella di Marco Ponti. Anche Treno di notte per Lisbona ha uno scrittore sullo sfondo, quindi riflessione sulla scrittura e la scrittura, anche quella cinematografica, come strumento privilegiato per capire la società. E lei ha parlato e parla anche da scrittore, professor Perissinotto. Parlo da scrittore, ho questa doppia veste e per fortuna recentemente ho ancora avuto modo di confrontarmi con la riflessione sulla società. È uscito da poco il mio romanzo che si Esattamente. intitola Le colpe dei padri e vedo che la scrittura, la narrazione, quindi anche il cinema è narrazione, diventa un po' il sostituto della cronaca per chi vuole approfondire. Su un giornale abbiamo lo spazio di due colonne e non ci basta mai, abbiamo sempre l'impressione di non capire qualcosa. Quando guardiamo la società attraverso le pagine di un libro, attraverso l'occhio di una macchina da presa, capiamo molto di più. Allora, Midway, tra la vita e la morte, il pubblico, uscita sala romana, ecco. Finalmente, siete in ritardo di esattamente 22 minuti e 18 È secondi. interessante, un film di genere, i film di genere in Italia c'è bisogno di farli perché insomma era una tradizione italiana ed è giusto che si continuino a fare, se ne facciano ancora. È un bel film, insomma, soprattutto considerando l'horror in Italia abbastanza bistrattato, è venuto un bel film, è venuto molto bene. Grandi incroci di genere e soprattutto un modo di fare cinema indipendente che vorremmo vedere di più. Per un film a basso costo è veramente, veramente bello. Siamo rimasti con un po' di suspense perché a quanto pare sia un'anteprima di un episodio, una serie di episodi. Mai lasciare organizzare Mattia. Professoressa Attili, sentiva il professor Perissinotto prima. Cinema, emozione, evasione, riflessione. Dica la sua.
Ma io, anche io penso che il cinema debba offrire tutte e tre queste cose, ma a differenza del sociologo che mi ha preceduto, io penso che un cinema che produce emozioni, e attraverso le emozioni riesce a produrre riflessioni. Quindi il film di cui si parlava prima, così centrato su un evento drammatico come può essere un aborto, è un film che produce fortissime emozioni, un fortissimo coinvolgimento, ma che innesca dei processi di riflessione che vanno ben al di là del caso singolo e che prendono in considerazione una tematica che è stata affrontata negli ultimi tempi da più punti di vista. Quindi io, la mia impressione è che quando un cinema punta all'emozione soddisfa tutti gli altri parametri che sono molto importanti. Sentiamo i nostri amici giovanissimi. Valentina Celentano, io nonostante il titolo Nella casa andrò a vedere, quindi anche andrò lei. Al cinema a vedere, e tra quelli italiani mi interessava molto il film Passione Sinistra di Marco Ponti e Midway, perché il cinema deve essere anche emozione, anzi soprattutto. Lei invece? Salve, Elisa Franco. Mi intriga tanto vedere il film di Alessandro Gassman. Dalle immagini mi ha ricordato Pasolini, quindi lo andrò a vedere sicuramente. Ma a me interessa... Nome e cognome. Lorenzo Muscoso. A me interessa molto vedere questo film Midway, che lo trovo interessante perché si tratta anche di una nuova realtà, un cinema indipendente che cerca di farsi largo di fronte a queste major importanti che distribuiscono titoli che a volte non incassano.